Una chiesa gremita in ogni spazio non è riuscita a contenere tutta la folla di amici, fedeli, parenti venuti anche da fuori provincia, colleghi di lavoro ed impegno sociale che hanno voluto esserci alla funzione religiosa oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe al Porto per celebrare le esequie di Corrado Cardelli. Morto all'età di 60 anni dopo una lunga lotta di una decina d'anni contro il Parkinson che lo aveva debilitato ma non abbattuto nello spirito. Dirigente in pensione dei servizi sociali nel comune di Pesaro, giornalista sportivo appassionato dell'Alma e politico di lungo corso, prima nei Giovani della Democrazia Cristiana e poi dal 2003 come fondatore della lista di ispirazione cattolica Bene Comune. Le sue idee riuscivano sempre a stimolarci, aiutarci a individuare nuovi percorsi, non gli bastava mai, ci incoraggiava sempre. Ecco, questo incoraggiamento spero che continui e che possiamo continuare sulla strada che anche lui spesso ci ha indicato. Una funzione religiosa particolare, come colui per la quale è stata celebrata, inframmezzata da ricordi personali di brani di Vangelo cantati e accompagnati dal suono di una chitarra. Inizia con le parole di uno dei neocatecumeni con cui Corrado stava condividendo il cammino di fede. È proprio sul viaggio di Corrado che Padre Salvatore dell'Ordine degli Agostiniani, che presiede la funzione, richiama l'attenzione dei fedeli. La Chiesa non celebra il funerale, la Chiesa celebra le esequie, che significa accompagnare, perché per la Chiesa la morte non esiste. Corrado, continua il religioso, è vivo ed è tra noi attraverso il suo spirito, ma lui è già in paradiso, noi lo stiamo accompagnando. Noi, recita Padre Salvatore, siamo partecipi della sua gioia perché lui sta gioiendo con tutti noi. Meno certezze, forse travolta dalla prematura assenza del padre, la figlia Margherita, che tante domande si pone sul significato di questa perdita, ma che forte di ciò che il padre le ha lasciato, annuncia la decisione di ciò che vorrà essere nella vita. Un medico, ma un medico senza ma, senza forse, senza vedremo o potremmo, un medico presente che aiuti chi ha da aiutare. Dichiarazione di impegno che lascia, nel silenzio rotto dalla commozione, tutti presenti per la fermezza e la volontà. I ricordi, gli aneddoti di vita vissuta e le presenze di amici di famiglia si susseguono, riempendo il cuore di tutti di rammarico per la perdita di una simile personalità per chi lo ha conosciuto e di rammarico, come per chi parla, di non averlo potuto incrociare nella sua vita.